La Polizia di Stato celebra il 167° anniversario della sua fondazione, una ricorrenza importante che coincide con il centenario dell'adozione dell'Aquila come suo simbolo identificativo e con i 60 anni dell'istituzione del corpo femminile, ha ricordato nel suo messaggio il capo della Polizia Franco Gabrielli. In Abruzzo l'evento è stato segnato da due gravi lutti. All'Aquila, dove la festa è stata rinviata, è venuta a mancare l'assistente capo coordinatore Anna Maria Chiacchia, in servizio presso il compartimento Polizia Stradale per l'Abruzzo e il Molise, e a Chieti, dove è morto l'agente della Digos Fabio Surricchio. A Pescara, nel corso della cerimonia ospitata da Piazza della Rinascita, è stato reso omaggio ad entrambi con un minuto di silenzio osservato su richiesta del questore Francesco Misiti dalle tantissime persone presenti alla manifestazione. Il questore Misiti ha ricordato anche il decennale del sisma dell'Aquila e l'impegno profuso dagli uomini e dalle donne della polizia in quei drammatici giorni, così come quotidianamente su tutto il territorio provinciale di Pescara nelle attività di controllo e repressione per garantire la sicurezza dei cittadini. Il questore ha evidenziato che se etica e disciplina sono i mantra dei poliziotti, esserci sempre rimane lo slogan che riassume il loro impegno. Una polizia 4.0 che guarda al futuro e che viene premiata anche dai dati che vedono il numero dei reati in calo sul territorio provinciale in linea con la media nazionale. Deve essere sempre vicini alla gente. Partiamo dal presupposto che l'attività della polizia è stata assolutamente positiva per quest'anno, come del resto anche gli altri anni. Abbiamo un trend assolutamente positivo per quanto riguarda il calo dei reati e anche devo dire che c'è un feedback positivo da parte della comunità. Vedo che la società è sempre vicina alle forze di polizia, i dirigenti scolastici sono molto vicini, e quello è fondamentale per gli allievi, per i profili di legalità degli studenti. Vedo che i sindaci sono molto vicini perché c'è una sinergia perfetta in quelle che sono le attività della provincia.